80 espositori fra sagre del territorio e operatori del cibo di strada, il tutto accompagnato da 13 birrifici artigianali toscani. Si è chiusa con il miglior successo di pubblico possibile la 2 giorni di Superfood, ospitata dall'Arezzo Fiere Congressi. Tra le curiosità, la birra al cucchiaio densa al punto giusto da accompagnare con il formaggio tipo marmellata e il brodo napoletano con le interiora. È un bel connubio, infatti, sia per la parte enogastronomica sia per la parte riguardante i bambini. Sono state fatte molte attività all'interno della manifestazione e ci sono anche molti imprenditori che espongono i loro prodotti, prodotti molto genuini, buoni. Quanto avete bisogno di aiuto da parte dello Stato? Ma noi dell'aiuto da parte dello Stato abbiamo bisogno nella parte, su quegli aspetti proprio di tracciabilità del prodotto, come abbiamo fatto sull'olio, ne abbiamo bisogno su tutti i prodotti agroalimentari, perché in quella è una strada che ci porta poi a poter dimostrare con i fatti dove è il buon prodotto. Noi possiamo vantare tante belle cose a livello qualitativo, perché si produce direttamente. Io vedo che anche come macelleria, insomma, abbiamo la fortuna ancora di trovare dei piccoli produttori che ci fanno dei prodotti apposta per noi, con un'alimentazione mirata veramente a fare un prodotto di qualità, insomma, ecco, quindi possiamo ancora lavorare sul prodotto senza problemi.